maggiordomo che la sua cugina mentre si sciacqua la bocca con lo Ma se la sapete già? Non mi stancherei mai di ascoltarla. Era l'infuana Lady Close. Suo padre veniva da un vecchio ceppo baltico, con un ramo in Svezia e uno in Danimarca. Aveva tre figlie, una più carina dell'altra. Se penso a come sono finite. Certo, Lady Close era bellissima, senza freni, come un cavallo pazzo. Io le dicevo sempre, Grete, tu sei troppo esuberante. Mi guardava sbalordita e rideva. Lei conosceva Lady Close? No, non l'ho mai incontrata. Lo vedi? Hai un nuovo ascoltatore. Coraggio, Giulia, racconta. Forse neanche Edward la sa. Ci vorrebbe Mary Verinder, che era presente. Lei conosce Mary? No. Meglio così, non si è mai abbastanza prudenti prima di mettersi a raccontare una storia. Mary Verinder. Quella che aveva tre fratelli. Due. No, erano tre, ma il terzo non lo si vedeva mai. Ma quello... Era un po' vago di mente. No, era soltanto innocente. Come vuoi tu, Giulia, era innocente. Era bravissimo a riparare orologi, aveva un udito straordinario, l'unico che riuscisse a sentire il grido dei pipistrelli. Scusa, Giulia, ma tu come fai a essere certa che sentisse il grido dei pipistrelli? Me l'ha detto lui. Ma se lui era così... vago, come hai potuto credergli? Forse era solo una sua fantasia. Cara Silvia, non essere scettica. Sono stata una volta nel loro castello nel nord. Sapessi come soffriva. Dovettero trovare un'isola apposta per lui dove non ci fossero i pipistrelli. Ah, Giulia, sei una miniera di notizie. Sono poche le cose che sfuggono a Giulia. Vai avanti con la storia della torta nuziale. Beh, fu alle nozze dei Winswell. Naturalmente lei non conosce neanche i Winswell, perché se invece fossero suoi amici me lo dica, io non parlo più. Parli dei genitori di Tony Winswell? L'hai conosciuto ad Oxford? No, l'ho intercettato l'anno scorso durante il mio viaggio in California. Non sono mai riuscita ad andare in California. Tu cosa ci facevi laggiù? Ero là per un film. Quale? Magari l'ho visto. Difficile, non è mai stato girato. Un altro. La storia. La storia della torta nuziale, ti prego, Giulia. Solo se è, adesso non è che ve ne andrete via tutti solo perché me ne sto andando io. Silvia, vuoi che ti accompagni? No, grazie. Pensavo di prendere un taxi. Peter, tu vieni con me. Edward, ti aspetto venerdì. Andiamo, Peter. Il nostro taxi ci sta aspettando. Ti dispiace se non vengo? Magari ti accompagno giù. Non sono ancora un'invalida. Poi le intuizioni migliori mi arrivano sempre quando sono solo in ascensore. Grazie, tesoro. Mua. Arrivederci, Edward. Spero di non disturbarti, Edward. Sono già disturbato. Qual è il problema? Ho bisogno di aiuto. Proprio questa sera, durante quell'incredibile party, mi sono reso conto che non posso sopportare più a lungo. Scusa, Edward, era un party delizioso, ma non per me. Forse non hai colto il mio imbarazzo. Mi sono accorto di molte cose, ma non di tutte. Si tratta di Silvia. Di me e di Silvia. Tu e Silvia? Avete qualcosa in comune? Certo, siamo artisti. Ah, scusa, non ci avevo pensato. Per forza, tu non mi leggi mai. È il cinema che ci appassiona entrambi. Sì, spesso il cinema avvicina i giovani. Non essere sarcastico. Ci interessiamo di cinema da professionisti. E poi Silvia scrive poesie. Quelle le ho lette. Interessanti per chi si interessa a Silvia. In ogni caso non è questo il punto. Ti dicevo che abbiamo molto in comune. Come vi siete conosciuti? Scusate, ma ho trovato la porta aperta. Sarà stata Giulia. Non preoccuparti, la chiuderete dopo quando ve ne andrete. Ah, no. Tu, Edward, adesso esci con me. Ero al club con gli amici e ho pensato, Edward questa sera se ne sta tutto solo in casa. E siccome so che lui detesta la solitudine, eccomi qui. Adesso usciamo e ce ne andiamo a cena insieme. È un pensiero molto gentile, Alex, ma questa sera ho veramente voglia di restarmene da solo. Comunque devi cenare. Ci penso io. Sono... un cuoco eccezionale. Non ne vale la pena, non c'è niente in cucina. Non ti lascio morire di fame. Vedrai, vedrai. Dove eri rimasto? Mi chiedevi come ho conosciuto Silvia. Qui, da voi, circa un anno fa. Ah, uno dei giovedì di Lavinia, il giovedì del dilettante.
Sì, è un giovedì. Ma perché del dilettante? Devo moltissimo alla vigna. È stata così gentile con me. Edward, avete un bollitore in casa? Penso di sì. Non lo trovo. Non fa niente. Vi farò venire un'altra idea. Tu e Silvia avevate ruoli diversi. Tu eri un giovane talento. Silvia rappresentava l'alta società. Lavinia si è sempre preoccupata di tenere i piedi in due staffe. Per questo i suoi giovedì furono un fallimento. Parli come se tutto fosse finito. Ah, no. È tutto ancora indefinito. Ma dimmi un po', tu e Silvia, come siete diventati amici? L'ho rivista ad un concerto. Eravamo soli, tutti e due. Per me era normale. Invece che lei fosse sola mi sembrò strano. Silvia Copleston. Per me era soltanto uno di quei nomi che si trovano citati nelle cronache mondane. E invece no. Ci siamo messi a parlare e mi è sembrato che avesse simpatia per me. E io con lei ero felice come non ero mai stato. E che cosa ha interrotto questo rapporto così promettente? Sparita. Sparita come in un film. Dissolvenza incrociata. Un'immagine che entra e una che esce. Rifiuta di vedermi, trova delle scuse. Quando la incontro, sembra immerso in una sua eccitazione segreta da cui mi sento escluso. Edward! Non riesco a trovare il Carrie. Ah, non c'è Carrie in casa. Lavinia lo detesta. Ah, ma questo è un colpo mortale. Sapevo che sul mango non potevo contarci, ma sul Carrie. Avete poca fantasia in questa casa, non si trova mai niente. Tu non ti rendi conto di come sei stato fortunato. In poco tempo sarebbe diventata una relazione banale, come tante. Scesa la febbre. Avresti visto in lei un'altra donna, in te un altro uomo. Invece così mi congratulo per la fuga tempestiva. Ti prego, Edward, non essere cinico. Ti ho confessato una cosa seria, importante. La mia prima esperienza vera. E forse l'ultima. Tu non hai capito niente. Caro Peter, ho semplicemente cercato di dirti che cosa sarebbe successo fra te e Silvia nel giro di 6 mesi. E allora che cosa dovrei fare? Aspetta. Intanto tornatene in California. No, io devo vedere Silvia. Devo parlarle almeno una volta. Voglio capire che cosa è successo. Scusa un attimo. Pronto? No. No, non posso adesso. Sì. Sì, sì. Sì, ti richiamo. Dicevi? Parlale tu. Siete amici? Sono sicuro che ti ascolterebbe, come una persona disinteressata. Sì, d'accordo, le parlerò. Grazie, Edward. Ti ho preparato una cenetta deliziosa. Di tutti i miei trionfi di cuoco, questo sarà il più memorabile. Ho tirato fuori qualcosa dall'aria, dal nulla, e sul fuoco. Mi raccomando, non te ne dimenticare. Beh, io vado. Tu, Peter, vieni con me. Sì, ti ho rubato anche troppo tempo. Salutami Lavinia. E non dirle niente di questa nostra conversazione. D'accordo. Grazie, Edward. Buonanotte. Buonanotte, Peter. Buonanotte, Alex. Per favore, non dimenticate di chiudere la porta. Mi daresti ancora del gin, Edward. Improvvisamente mi sento gelare. Buonasera a tutti. Peter, quando sei arrivato? Ieri sera, da New York. Edward, quanto tempo. Giulia, come stai? Cacci tue notizie, Peter. Alex? Notizie dal mondo, la nostra vita qui è così monotona. Tu cosa fai? Vuoi prendermi in giro, Giulia? Sapete tutti, no, che lavoro per la Eagle? No? Cos'è? Ah, ma allora la vostra vita è davvero monotona. Al cinema non ci andate mai? Qualche volta. Alex, hai visto il mio ultimo film? Oh, sapevo che stavi lavorando, ma laggiù dov'ero... Sale cinematografiche non ce n'erano. Ah, lo dirò a Bila. Potrebbe essere un buon affare impiantarne una. Bila Zogodi, il produttore. È stato proprio Alex a mandarmi da lui 2 anni fa.
È lui il tuo contatto californiano, vero Alex? Ah, sì, sì. Ci siamo scambiati qualche favore. Proprio Vila mi ha mandato qui per una settimana. Faremo un film ambientato in Inghilterra. La sceneggiatura l'ho scritta io. E andrò a Boltwell, dal Duca, per il sopralluogo. Vi presento il dottor Harry Reilly. Molto lieto, ma noi già ci conosciamo. Meglio, così non ne avrete paura. Nei primi tempi mi intimidiva terribilmente, ha un'aria severa. Grazie, Giulia. Ma sarà meglio che mi presenti da me. Ammesso che sia necessario. Beve qualcosa? Un bicchiere d'acqua, grazie. Solo acqua? Sì, acqua. Le presento Peter Quilp. Peter è un caro amico di mio marito e mio, il dottor Reilly. Alex Gibbs. Ma chissà perché ho l'impressione che voi già vi conosciate. È vero, ci siamo già incontrati. Sì, in diverse commissioni. Peter, che è appena tornato da Hollywood, ci stava raccontando del suo successo nel mondo del cinema. Chissà che non sia la volta buona che anch'io faccia un salto in California. Non ci verresti neppure se ti pregassi in ginocchio, Giulia. Ma volevo chiedervi di Celia, Celia Copplestone. Lei si interessava molto di cinema e potrebbe lavorare con noi in questo film. Ne ho già parlato a Bila, ma non riesco a trovarla. Non è nemmeno sull'elenco. Ne sapete niente? No, non è sull'elenco. Non è in nessun elenco. Perché non glielo dici, Alex? Che cosa deve dirgli, Giulia? Stavo per dirlo quando tu sei entrato, Peter. Credo che dovrai rinunciare a questa idea. Ah, Celia non è qui. Si è sposata? No, non sposata. È morta, Peter. Celia? Morta, sì. Allora è tutto inutile. Celia morta. Raccontagli tutto, Alex. Racconta quello che è successo laggiù in Oriente. Ma che ci faceva in Oriente? Sapevamo che era diventata infermiera. Era entrata in un ordine molto rigido. Poi fu mandata nella stessa zona in cui sono stato io. Una zona infetta, in condizioni economiche disastrose. Pare che fossero 3 infermiere, volontarie, presso una missione. Metà degli indigeni stavano morendo a causa di un'epidemia e loro hanno lavorato per settimane e settimane. Poi è scoppiata una rivolta, ma loro non hanno voluto abbandonare i malati. 2 infermiere sono riuscite a scappare. Una è morta nella giungla, l'altra è impazzita. Pare che sia irrecuperabile. Celia, invece, l'hanno catturata. Quando sono arrivati i soldati dell'esercito regolare, hanno interrogato gli indigeni, i pochi sopravvissuti. Poi hanno scoperto il corpo di Celia, o meglio, quel che le era rimasto. Stando alle abitudini di quelle tribù selvagge, pare che sia stata crocefissa vicino a un termitaio. Oh no! Per una dozzina di indigeni appestati che sarebbero morti comunque. Edward, mi dispiace. Vorrei poterti dire... È lo spreco che mi offende. Quando ha deciso? 2 anni fa, Peter. 2 anni fa. In un primo tempo ho cercato di dimenticarla. Non l'ho mai capita. Forse non la conoscevo. Ma adesso è tutto inutile. Lei fa bene il suo mestiere, signor Quilp. È già un buon risultato. Nessuno di noi può pretendere molto di più, mi creda. Già, il mio lavoro, il cinema. Ma io tutto quello che ho fatto l'ho fatto per Celia. Tu, Peter, non conoscevi la vera Celia. Neanche noi, del resto. Ma l'immagine che ne avevi, anche se astratta, ti è servita per metterti in cammino. Tu sei solo all'inizio. Meglio conoscere cose sgradevoli su proprio conto quando si è ancora giovani, perché dopo è più faticoso riprendersi e cominciare da capo, non è vero, Lavinia? Probabilmente anche quando pensavo a lei, la mia vera attenzione era rivolta a me stesso. Dovresti vedere gli altri come un occhio che guarda dal di fuori. Guardandola così, come fai coi tuoi personaggi,
capirai Silvia e sarai felice pensando a lei. Dottore, vorrei dirle una cosa. Mentre Alex ci stava raccontando l'orribile storia di Silvia, io l'ho osservata attentamente. Dall'espressione del suo volto si sarebbe detto che lei non fosse sorpreso per la morte della nostra amica, né per il fatto che si sia lasciata uccidere pur di non abbandonare alcuni indigeni già in coma. O nessuno può sapere che cosa abbia significato per quegli indigeni la presenza di Silvia mentre morivano? Sì, su questo posso essere d'accordo. Ma quello che mi ha ugualmente stupita è che il suo viso non abbia tradito né un moto di meraviglia né di orrore per come Silvia è morta. Non so se lei la conoscesse. Sospetto di sì. E comunque sapeva qualcosa della sua vita. Eppure si sarebbe detto soddisfatto per quella fine atroce. Evidentemente sul mio viso si legge tutto. Oppure lei, signora Chamberlain, è molto acuta. Vorrei citarle dei versi, posso? Se rispondono alla mia domanda, li ascolterò volentieri. Il mago Zoroastro, passeggiando una sera nei giardini, la propria immagine incontrò. Solo tra gli uomini, egli si rese conto di quell'apparizione, che di vita e di morte due sono i mondi. Uno è questo che ti sta di fronte, ma ce n'è un altro nascosto nel profondo, dove abitano le ombre di tutto quanto si fa pensiero e vita, finché la morte non li riunisca per non separarli mai più. Ecco, quando incontrai la signorina Copplestone in questa stessa stanza, ho visto dietro di lei un'altra Silvia, morta, gli occhi sbarrati e sul viso lo sgomento che resta impresso per alcuni minuti dopo una fine violenta. Mi stava davanti una persona già condannata, ma quale sarebbe stata la sua morte? Questo non era ancora deciso. E naturalmente doveva essere lei a scegliere la via che l'avrebbe portata a quella morte. Quando io l'ho rivista, ho potuto soltanto assisterla nella preparazione. È stata lei però a fare la scelta. In questo senso, credetemi, la morte di Silvia Copplestone può definirsi una morte felice. Intende dire che Silvia non ha sofferto come avrebbe potuto soffrire una persona comune? Al contrario. Io penso che soffrì tutto il soffribile. Di paura, di dolore, di disgusto. Soffrì più degli altri perché più consapevole degli altri. Non riesco a liberarmi dalla sensazione che la mia responsabilità sia ben più grave di quella di un pugno di selvaggi impazziti. Edward, se questo può aiutarti, anch'io mi sento colpevole. Secondo me, tutti noi facciamo le nostre scelte in un senso o nell'altro e dobbiamo poi sopportarne le conseguenze. Silvia ha scelto una via che la conduceva a quell'isola. Peter ne ha scelta un'altra che lo conduce a Boltwell. Capisco quel che vuoi dire, Giulia. Del resto, che altro potrei fare? Ci rivedremo prima del tuo ritorno in America, Peter. Sì. Torna ancora a trovarci. Ci farà bene a me, a te e a Edward parlare di Silvia. Ti ringrazio, Lavinia, ma non questa volta. Non ne sarei capace. Alla tua prossima visita, allora. Ve lo prometto.